Bentornato guerriero, la patch di metà season è arrivata, quindi la season 4 reloaded è live sui nostri server. Cosa significa questo? Che ci sono state tantissime novità che andiamo a vedere velocemente insieme. Una delle novità più importanti, ovviamente, oltre l'introduzione di eventi a tempo limitato, di nuove modalità, eccetera, eccetera, è il cambio completo di tutti i TTK delle armi di Cold War, di Warzone, che andrà a impattare violentemente il meta. Andiamo a vedere insieme quali sono i cambiamenti che sono stati effettuati su queste armi, ma prima di cominciare ricordati, lascia un like ed iscriviti a questo canale YouTube. Inoltre ricordati che vado live su Twitch, al canale twitch.tv/bitlocker, dove mi trovi live quasi tutte le sere. Lascia un follow anche lì, così ricevi le notifiche quando vado live. Ricordati anche che sono attivo su TikTok e Instagram, trovi qui sotto comunque tutti i link in descrizione. Ovviamente sto andando avanti e state vedendo che ci sono stati un sacco di fix per tanti piccoli bug che c'erano, quindi un miglioramento della qualità della vita di tutti quanti i vari problemi che c'erano prima su Verdansk. Ovviamente ancora non si fa accenno a nessun cavolo di anti-cheat, però speriamo bene e presto che arrivi qualcosa. Allora andiamo subito a quello che ci interessa, e cioè le armi di Warzone sono state tutte ritoccate. Ma prima di cominciare a guardare le armi ritoccate, vi ricordo che l'OTS9, la nuova SMG, è stata introdotta oggi. Per sbloccarla su Warzone bisogna effettuare con un qualsiasi SMG 2 kill o più rapidamente, significa una dietro l'altra, in 15 match completati differenti. Ricordatevi, completati, dovete finire i match che avete iniziato, se no non vi conta la sfida. Introdurranno la mazza durante la season, da sbloccare anche quella o da acquistare come l'SMG allo store. Vi consiglio di non comprare mai niente per non dare per non dare troppo alla già ricchissima Activision. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo sulle armi. Allora, quello che ci avevano preannunciato, il time to kill è stato notevolmente allungato di, secondo me, a mio avviso, più di 100 millisecondi. Quindi dai 60 ai 100 millisecondi era stato l'annuncio. Qui abbiamo tutti i fucili di Cold War e di Modern Warfare che sono stati ritoccati nei moltiplicatori del danno. Esempio, la K47 hanno diminuito il moltiplicatore del danno alla testa da 1.62 a 1.5 e hanno diminuito il moltiplicatore del danno all'upper torso da 1.2 a 1. In paroloni, in soldoni, significa che hanno diminuito i danni che tutte le armi sviluppano nel momento in cui siamo in fight. Quindi la K47 di Modern Warfare nerfato nel moltiplicatore, il C58 nerfato nell'headshot moltiplicatore, nell'upper torso moltiplicatore, nell'lower torso moltiplicatore. Hanno diminuito il raggio d'azione del fucile e hanno aumentato il rinculo, quindi sarà molto più difficile da controllare. Il CR56 AMAX hanno aumentato il moltiplicatore del colpo alla testa di 0.5, quindi sarà più premiante per chi ha una skill maggiore nel colpo alla testa, e invece hanno diminuito il moltiplicatore dell'upper torso da 1.1, quindi hanno bilanciato un po' il danno del CR AMAX, che comunque rimane sempre un ottimo fucile. L'assault rifle Bravo, hanno diminuito il danno del moltiplicatore alla testa da 2.05 a 1.62, l'upper torso da 1.2 a 1.1. Il Fara, che abbiamo usato tutti quanti fino a ieri, hanno diminuito il danno massimo da 31 a 29 e hanno aumentato il recoil. Già prima non faceva tantissimo danno ed era uno dei fucili che ci metteva più colpi per tirare a terra un avversario. Adesso questo tempo, se prima erano 600 millisecondi medi, adesso sarà sicuramente intorno ai 700-670. Bello, così a spanne mi azzardo a fare un pronostico. Il Far hanno diminuito anche qui un botto, diminuito tantissimo. Prima era ottimo anche a lungo raggio se riusciva a tenere il rinculo, ma adesso veniva utilizzato prevalentemente a medio e corto raggio. Hanno diminuito il danno massimo da 27 a 25, il danno minimo da 25 a 23, il moltiplicatore dell'headshot, insomma l'assault rifle Golf, qui anche upper torso il moltiplicatore è stato diminuito. Il Grau, questa potrebbe essere una bella sorpresa, perché il Grau è stato leggermente buffato, il danno minimo è stato aumentato da 22 a 24. Prima era veramente, ovviamente ci mette sempre un casino di colpi a tirare giù un avversario, però sul lungo raggio questa potrebbe essere un'ottima reintroduzione nel meta. Andremo a vedere poi a più avanti. Il Grozza, è stato diminuito il danno massimo, è stato diminuito il raggio del danno, è stato diminuito
l'headshot, il moltiplicatore headshot, è stato diminuito l'upper torso e il lower torso, i moltiplicatori, e hanno aggiustato il pattern del rinculo. Quindi diciamo che il Grozza ha ricevuto una bella botta di nerf. Andremo a vedere se è ancora giocabile. Il Krigan ha aumentato il danno minimo, quindi lo rende più giocabile, lo porta quasi in linea con gli altri. L'M13 hanno anche qui aumentato il danno minimo da 19 a 20, diciamo che non si nota per niente. Poi Assault Rifle Charlie hanno, dovrebbe essere il Charlie, forse l'M4 a 1 se non mi ricordo male, di Modern Warfare, hanno diminuito il danno massimo da 20, da 28 a 27 e hanno incrementato il danno minimo da 22 a 23, quindi fa meno danno da lontano e più danno da vicino. Beh, così ve la butto lì così. L'Oden è stato diminuito, il QBZ è stato praticamente, hanno aumentato il danno minimo da 22 a 24, però hanno ridotto tutta la mobilità che era la parte principale del QBZ. Il RAM 7 hanno diminuito il raggio, il maximum damage, scusatemi, il danno massimo da 28 a 26, quindi anche il RAM è stato toccato violentemente. 2 di danno in meno è tanta roba. L'XM4 anche qui è stato diminuito il danno massimo, è stato diminuito il danno minimo, è stata diminuita la DS, quindi la velocità di puntamento è stata diminuita, il recoil è stato leggermente aumentato, che invece era stato ritoccato prima. Sulle light machine gun, quindi sulle LMG, hanno aumentato il danno dell'M60, il moltiplicatore del danno è aumentato. In questo caso stanno cercando di darci una spinta nell'utilizzo dell'LMG, hanno diminuito l'MG34, ha diminuito il danno massimo da 31 a 29, il danno minimo da 28 a 27, hanno diminuito, in questo caso nell'MG34 non vogliono farcelo usare. L'MG82 hanno diminuito la velocità di ADS leggermente, il Light Machine Gun Alpha hanno aumentato qui il danno massimo, hanno diminuito il danno, il raggio del danno del 7%, e anche qui piccolo nerf. Il SA87, che era molto giocabile, hanno diminuito il danno del moltiplicatore dell'upper torso da 1.2 a 1.1. Light Machine Gun, quindi Gun Alpha, anche qui è stato leggermente buffato nel danno e hanno diminuito il moltiplicatore. Andiamo a vedere gli sniper, lo Swiss K31, che ovviamente viene utilizzato quasi da tutti oggi come oggi. L'animazione della DS è stata aggiornata, andremo a vedere poi come, e adesso ci sono i reticoli anche con lo ZRG. Poi queste qui sono le uniche modifiche agli sniper, quindi aspettiamoci, Nostradamus vi dice aspettiamoci uno sniper meta con SMG meta, quindi ci sarà SMG più sniper come abbinata principale dei nostri loadout. Infatti vediamo che anche per gli SMG sono stati toccati tutti, quindi AK74-1 toccato tutto per quanto riguarda il danno, da 35 a 31, da 25 a 26 è stato nerfato praticamente tutto. Velocità hanno aumentato, però la velocità proiettile, tanta roba. Quindi Submachine Gun Alpha hanno diminuito anche qui il danno, scusate, aumentato il danno da 25 a 26, hanno diminuito il moltiplicatore da 1.62 a 1.47. il Bullfrog hanno diminuito il danno massimo da 32 a 31, i moltiplicatori sono diminuiti, tutto diminuito, quindi hanno diminuito tutti quanti i moltiplicatori. Non sapevo addirittura che ci fosse un moltiplicatore per la gamba destra, la gamba sinistra, il braccio destro e il braccio sinistro. Queste sono cose che sono state aumentate da 0.9 a 1, quindi questi hanno aumentato il danno all'estremità, tanto di 0.1. il KSP45 hanno diminuito il moltiplicatore del danno alla testa, l'LC hanno diminuito il danno da 30 a 27 minimo e massimo, il minimo lo hanno diminuito da 25 a 24 e hanno diminuito anche il moltiplicatore dell'headshot. Quindi nerf completo, non sto qui veramente a leggervi tutti perché tanto sono tutti nerf da 24 a 23. La Milano hanno aumentato il recoil leggermente, che è quella che è parte integrante dei nostri loadout attuali. Maximum hanno diminuito il raggio massimo d'azione del 12%, hanno diminuito l'headshot, hanno diminuito l'upper torso e il lower torso. Poi tutti nerf, anche la Nailgun. Il maximum range è stato diminuito da 56 a 46, scusatemi, il danno massimo è stato diminuito da 50 a 46, il moltiplicatore dei shot è stato diminuito, è aper torso diminuito, il PPSH41 il danno è stato diminuito da 26 a 28, anche questa era un'ottima SMG, la ISO è stato, il danno minimo è stato aumentato da 20 a 21,
cacchiarola, questa qui sì che diventerà meta, sono ironico. Submachine Gun Minimum, il Delta anche qui è aumentato leggermente, il Fennec massimo danno diminuito da 25 a 24, insomma questo è quello che succede nel momento in cui tutti quanti i TTK sono stati ritoccati, quindi avremo un time to kill molto più lungo su Warzone, quindi una buona notizia per chi si lamentava prima. Sinceramente sono curioso di vedere quale sarà l'impatto sul gameplay, perché prima era un gioco veramente alla rincorsa, tutto quanto uno dietro l'altro si andava per la kill più veloce. Adesso invece secondo me bisognerà essere un pochettino più tattici e ragionati. Andremo a vedere come si evolverà il meta, quindi ovviamente un'altra cosa importante è che dal 4 per in su tutte le ottiche montate sugli sniper avranno il riflesso nell'ottica, quindi attenzione, il nuovo operatore è stato introdotto, Weaver, abbiamo il nuovo store con tutti i bundle all'interno, il download patch, e questo è quanto. Comunque sia, quello che è successo è quello che ci aspettavamo più o meno in parte: introduzione della nuova arma e nerf del TTK generale di tutte le armi. Andremo a vedere come si evolverà il meta. Spero di esservi stato utile, ci vediamo in game, andiamo a sbloccare questa nuova SMG. Per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima.